Women in Tech, donne e tecnologia è il convegno organizzato da Progetto Donne Futuro presso la residenza dell'ambasciatore inglese a Roma per celebrare l'avvio dei lavori del secondo decennio di attività dell'associazione nata nel 2007 da un'idea dell'avvocato Cristina Rossello. Donne e tecnologie è un tema che è molto caro al Progetto Donne Futuro, che già da un biennio si sta occupando di questa materia intensamente con seminari di studio, incontri formativi e scambio di esperienze internazionali. L'obiettivo è affermare il ruolo fondamentale delle donne italiane nel nuovo mercato internazionale del lavoro legato alle tecnologie, un ambito nel quale è importante ispirare e incoraggiare le più giovani. È un tema comune, cioè la mancanza dei role models. Allora oggi con Donne in Futuro abbiamo ancora una volta messo insieme le donne che hanno avuto e hanno ancora molto successo nel campo della tecnologia, perché penso che sia fondamentale che le donne giovani possano vedere le donne, loro che ce l'hanno fatta nel campo, e mettere sotto i riflettori le loro storie. Proprio come fa da oltre 10 anni Progetto Donne Futuro, che del mentoring ad alto livello ha fatto una missione. Questo principio della solidarietà, della partecipazione, del tutoraggio sono i valori di Progetto Donne Futuro, che si occupa appunto di valorizzazione del talento femminile e della solidarietà. Una cosa eccelle e viene fuori: la grande capacità di queste testimonial che hanno lavorato, si sono impegnate e sono riusciti a coniugare il tempo, lo spazio e gli ideali. Sono tanti i modelli di riferimento italiani ed inglesi saliti sul palco del convegno Women in Tech per portare la loro testimonianza di donne di successo. Elena Grifoni Winters, ad esempio, è la prima donna e la prima italiana ad essere stata nominata a capo di gabinetto del direttore generale dell'Agenzia Spaziale Europea, ruolo che ricopre ormai dal 2016. Sì, da poco più di un anno abbiamo un Chief Diversity Officer, che è una collega, una bravissima collega italiana, Ersilia Vaudo, che sta facendo questo lavoro con grandissimo impegno e sta anche allargando sia gli orizzonti sia il modo di pensare e di lavorare, facendo molto più network, assicurandosi che l'agenzia sia più conosciuta e più conosciuta dalle donne, in modo che più donne facciano domanda, perché questo è anche uno dei grandi problemi. Nel nostro caso possiamo contare su una grande role model, che è Samantha Cristoforetti. Assolutamente, prima donna italiana astronauta. Nella selezione di astronauti che abbiamo fatto nel 2009 ne sono stati selezionati 6, è l'unica donna, e in realtà l'Agenzia Spaziale Europea in tutta la sua storia, nei suoi 50 anni di storia, ha avuto soltanto 2 donne astronaute: Claudie Agnere, francese, che poi è anche diventato ministro in Francia, e Samantha Cristoforetti, quindi questo è veramente un primato. Per le giovani talentuose il consiglio di Elena Grifoni Winters per arrivare a ricoprire posizioni di prestigio è questo. Innanzitutto sognare in grande, quindi non porsi dei limiti, avere dei grandi sogni, non avere paura dei propri sogni, e una volta che gli obiettivi sono chiari, quindi che uno ha deciso ma io cosa voglio veramente fare, a quel punto prepararsi, veramente prepararsi, metterci tantissima energia, studiare, non cercare scorciatoie, fare tutte le competizioni del caso, imparare dai fallimenti, e piano piano ci si arriva. A volte il talento deve fare i conti con gli impegni familiari, come ha spiegato Diane Heward Mills, avvocato inglese che ha fondato una società specializzata in cyber security e data protection, in cui ha dato ampio spazio alla valorizzazione delle donne e delle minoranze, su all'idea del progetto Cyber Ready Girls, per ispirare le giovani donne che si interessano di tecnologia. Having girls from a diverse background, from socially deprived backgrounds, come into the organization, whether it was the law firm or other
organizations, the clients who were supporting the initiative, to spend a day just understanding the area of cyber and technology and how they could potentially participate, learning some very practical skills such as coding. And the whole point was really to inspire them to just plant that little seed that made them think, maybe, possibly, this is an area that could benefit me, an area that I could get into, and to really allow women and girls and ethnic minority individuals to play their part and have a voice. Lo stesso ambasciatore del Regno Unito, Jill Morris, ha vissuto l'esperienza di madrina nell'ambito di progetto Donne Futuro, diventando un role model per la pupil Clara Saglietti, che sogna di intraprendere la carriera diplomatica. Clara, devo rendere omaggio a Clara, perché lei è veramente una donna giovane, eccezionale, con grande talento, e anche una personalità preziosa. Allora sono onorata di lavorare con lei, e se posso dare una mano, per me è un onore. Perché sicuramente l'ambasciatrice, l'ambasciatore, come preferisce lei definirsi, mi ha aperto tantissime porte, mi ha fatto visitare sia l'ambasciata, permettendomi di vedere com'è il processo all'interno, come lavorano i vari team di ricerca, ma mi ha anche coinvolta in molti altri eventi pubblici, mi ha portato a Londra con lei, a vedere la sede italiana a Londra. Durante la serata è stato celebrato il talento di alcune pupil che negli anni, grazie al supporto di progetto Donne Futuro, hanno potuto sviluppare le loro capacità. Direi che sono stata primissima tra le prime quattro. È stata un'esperienza molto bella e soprattutto arrivata in un momento in cui mi ha dato molta energia, motivazione. Dopo ho seguito sempre il progetto quando ho potuto, e oggi sono infatti felice di essere tornata. È un filo che comunque mi accompagna. È per me un'occasione assolutamente particolare e preziosa, come ogni evento del progetto Donne Futuro, nel senso che è da un po' di anni che ne faccio parte. E ogni incontro è prezioso, perché è come partecipare a una masterclass degli artisti che preferisco di musica. È un po' la stessa cosa, perché queste donne danno l'opportunità di condividere la loro esperienza, e quindi io posso attingere dalla loro forza e da quello che sono diventate. Sicuramente, perché il progetto, proprio alla mia giovane età di 16 anni, mi ha permesso di esplorare la mia creatività, quindi mi ha chiesto di fare dei pezzi di danza, e io portavo dei pezzi un po' anche, come dire, molto recitati anche nella mia, insomma, danza. E quindi questo mi ha permesso anche di capire che c'erano forse altre cose che mi interessavano, e quindi sì, senz'altro è stato un inizio. Se potesse raccontare alle future pupil cos'è stata per lei questa esperienza, come la riassumerebbe? Innanzitutto direi una grandissima iniezione di fiducia in se stessi e di fiducia nelle proprie capacità, e sapere che c'è una persona come l'avvocato Rossello che sostiene delle giovani donne è già un appoggio incredibile, no? Anche dal punto di vista umano, quindi non solo specifico del proprio settore, e questo è un valore inestimabile, credo, ecco. Certe volte mi capita di essere sfuggente, scostante, disperso nei guai, disperso, ma che importa poi se mi perdo, se mi va di disegnare una casa di legno, un fiore disteso sul letto, un gabbiano che vola su un prato, un vestito.